Stragi di Capaci e Via D'Amelio, l'omaggio del presidente Grasso e del ministro Alfano. Dopo gli arresti di ieri a Ballarò, interrogatorio oggi per i 9 accusati di aver imposto il pizzo a commercianti extracomunitari. A Mondello e Sferracavallo tornano le zone blu, sosta a pagamento dal 1° giugno. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi è martedì 24 maggio. Anche quest'anno, nel giorno del ricordo della strage di Capaci e Via D'Amelio, la caserma Lungaro di Palermo ha voluto rendere omaggio agli agenti di scorta uccisi dalla mafia. Presenti il Presidente del Senato Pietro Grasso e il Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Anche quest'anno, nel giorno del ricordo della strage di Capaci e Via D'Amelio, la caserma Lungaro della Polizia di Palermo ha voluto rendere omaggio agli agenti di scorta uccisi dalla mafia. Ieri pomeriggio il Presidente del Senato Pietro Grasso e il Ministro dell'Interno Angelino Alfano hanno deposto una corona di fiori accanto alla lapide che riporta i nomi degli agenti. Grasso e Alfano sono stati accolti, tra gli altri, dal Presidente della Regione Rosario Crocetta, dal Sindaco di Palermo Lulu Corlando, dal prefetto Antonella De Miro e dal questore Guido Longo. La mafia non molla, ma nemmeno lo Stato, ha detto Alfano. Anzi, lo Stato fa di più. Il di più è stato fatto con un progredire di leggi e soprattutto un'azione fortissima sul regime detentivo e anche sulla aggressione patrimoniale, perché non va mai dimenticato che i mafiosi mettono in conto la possibilità di finire in carcere, ma non di stare al 41 bis e poveri. A seguire, come di consueto, cortei colorati e striscioni hanno riempito le strade che portano in via Notarbartolo per l'omaggio all'Albero Falcone. Tantissimi giovani, studenti, scout e volontari di decine di associazioni che hanno aperto il corteo partito dall'aula bunker del carcere Ucciardone. Poi il momento solenne del silenzio all'ora esatta della strage, le 17:58. E nell'ambito delle celebrazioni in ricordo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, il PM Nino Di Matteo ha incontrato gli studenti del liceo Danilo Dolci di Villa Abate, un'occasione per parlare di mafia e di legalità, perché, come ha detto lo stesso magistrato, la rivoluzione culturale deve partire dai giovani. L'intervista. Come diceva Paolo Borsellino, è sempre importante parlare di mafia. Soprattutto oggi noi ne dobbiamo parlare ai giovani, soprattutto dobbiamo parlare di mafia ai giovani dei territori che, come il nostro territorio di tutta la provincia di Palermo, è un territorio intriso ancora purtroppo di mentalità mafiosa. E io vedo in occasione di questi incontri come per fortuna i giovani reagiscono, sanno cogliere l'importanza del problema mafioso, la drammaticità del problema mafioso. E sanno che la mafia non ha creato sviluppo, ma ha creato sottosviluppo, ha creato disperazione nei loro territori, ha creato angoscia, ha creato disoccupazione. Io credo che dal confronto con i giovani si esce sempre con un briciolo di ottimismo in più, perché noto che in tanti di loro c'è un'assoluta pretesa di verità, di giustizia, di vera antimafia e di cambiamento. Ma il cambiamento vero contro la mafia, la guerra contro la mafia si potrà vincere soltanto se loro, i ragazzi, porteranno avanti una rivoluzione culturale, innanzitutto contro ogni forma di mentalità mafiosa. E ancora tutte le scolaresche di Villa Abate insieme per dire no alla mafia. Il 23 maggio a Villa Abate si tinge dei colori della legalità, colori di speranza, perché i sorrisi dei nostri bambini ci devono fare sperare che Villa Abate possa diventare un luogo dove si viva realmente bene, lontano da tutto ciò che è male, da tutto ciò che può portarli sulla brutta strada. Abbiamo organizzato questa bellissima manifestazione con un corteo lunghissimo che ha visto coinvolte più di 30 scuole. E che si sta concludendo qui con una manifestazione meravigliosa in piazza. Tutte le scuole stanno dando dei contributi meravigliosi. Il compito nostro è di fare antimafia dentro le classi, cioè dire insegnare ai ragazzi a essere contro qualsiasi prevaricazione, contro qualsiasi forma di violenza. I processi educativi
necessitano di tempi lunghi, non sono una semplice manifestazione, ma hanno sicuramente un effetto più incisivo sulla società. I bimbi sono qui oggi per dare nuova energia e impulso alla lotta alla legalità in un territorio che spesso è stato difficile e che oggi ha la volontà di affermare i principi della giustizia, della legalità. E i bambini lavorano con grandissimo entusiasmo e lo testimoniano in questa giornata bellissima di condivisione con le scuole e con tutto il territorio villabatese. I ragazzi hanno fortemente voluto partecipare alla manifestazione per la legalità, ma è anche vero che noi come docenti facciamo legalità ogni giorno con i nostri alunni, cominciando dalle piccole regole quotidiane delle quali a volte purtroppo devo dire arrivano sprovviste a scuola. Questo certo è ciò che si vede, ma quello che importa è ciò che non si vede e viene fatto quotidianamente da noi e dai genitori. In questa bellissima giornata di sole l'astro più splendente è quello di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Antonio Montinari, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Giovanni è vivo, Giovanni non è morto, lo vedete con tutti i ragazzi che sono presenti in questa piazza, che continuano a camminare con le proprie gambe ma con le idee di Giovanni. Vite strappate, terra di occhi vivi e terra di lamenti, terra di promesse mai realizzate. Dopo gli arresti di ieri a Ballarò, interrogatorio oggi per i 9 accusati di aver imposto il pizzo con minacce e violenza ad un gruppo di commercianti extracomunitari del centro di Palermo. Interrogatorio oggi per i 9 palermitani arrestati ieri mattina con l'accusa di aver imposto il pizzo con minacce e violenza ad un gruppo di commercianti extracomunitari del centro di Palermo. I fermi, seguiti alla polizia, sono stati disposti nei confronti dei presunti esponenti di un'organizzazione che avrebbe tenuto sotto controllo il quartiere Ballarò. Gli indagati sono accusati di decine di reati aggravati dal metodo mafioso e della discriminazione razziale vicini alle famiglie mafiose di Palermo Centro. I reati contestati sono tentato omicidio, estorsione, incendio, rapina, violenza privata e lesioni personali, tutti perpetrati ai danni di extracomunitari prevalentemente del Bangladesh. Gli arrestati sono stati incastrati dai racconti e dalle denunce dei commercianti bengalesi, stanchi del regime di vessazione cui erano sottoposti. Noi immigrati siamo popolazione a bassissimo tasso di omertà, è una frase che ripete spesso Adam Darafsha, presidente della Consulta delle Culture. È uno dei risultati positivi dello scambio e dell'incrocio fra culture diverse, comunità etniche che vengono da lontano e che non conoscono le leggi della mafia e dell'omertà. È strana, insomma, certe logiche del malaffare, spiega, ma c'è di più. Secondo il presidente della Consulta, quello che sta accadendo a Ballarò è un segnale concreto di un'integrazione culturale e sociale che la comunità migrante ha raggiunto con la parte sana del quartiere. Liberi consorzi, bocciatura delle modifiche territoriali, 4 sindaci siciliani tornano all'attacco. 4 sindaci siciliani tornano all'attacco dopo la bocciatura in prima commissione affari istituzionali all'ARS del DDL relativo alla modifica territoriale derivante dalla costituzione dei liberi consorzi. I primi cittadini dei comuni di Gela, Domenico Messinese, di Niscemi, Francesco La Rosa, di Piazza Armerina, Filippo Miroddi e di Licodia Eubea, Giovanni Verga, chiedono l'intervento dell'ANCI Sicilia in merito alla norma che sanciva il passaggio dei primi 3 comuni alla città metropolitana di Catania e di Licodia Eubea al libero consorzio di Ragusa. Ci sentiamo vittime di un subdolo tradimento, ha dichiarato Messinese dopo un lungo cammino ad ostacoli tra leggi, delibere consiliari, referendum, norme modificate e convocazioni palermitane inconcludenti. La democrazia non può essere sostituita da un'oligarchia, hanno scritto i rappresentanti delle 4 amministrazioni comunali al presidente regionale dell'ANCI, Leo Luca Orlando. Della questione è stato investito anche il presidente del Consiglio nazionale dell'associazione, Enzo Bianco. A Mondello e Sferracavallo tornano le zone blu, sosta pagamento dal 1 giugno fino al 30 settembre dalle 8 alle 20.
A Mondello e a Sferracavallo tornano le zone blu. Il provvedimento, come l'anno scorso, sarà in vigore a partire dal 1 giugno e durerà fino al 30 settembre. Le nuove tariffe sono state deliberate dal Consiglio Comunale con una decisione del 24 dicembre che ha rinnovato il contratto dell'AMAT. A Mondello, dalle 8 alle 20, saranno a tariffa oraria una trentina di strade e di piazze. Si pagherà 1 euro l'ora, mentre nei parcheggi Galatea e Mongibello la sosta giornaliera sarà di 3 euro al giorno. Ma non è tutto, perché verranno istituite anche molte zone a disco orario. A Piazza Valdesi, a partire da Viale Margherita di Savoia e Viale Regina Elena, la sosta oraria costerà 50 centesimi dalle 8 alle 20, con l'esposizione delle schede prepagate, i gratta e parcheggia dell'AMAT. Questo varrà anche per tutto il tratto compreso tra Viale Regina Elena e Via Principe di Scalea. La sosta sul lungomare di Via Regina Elena sarà a pagamento con tariffa oraria di 50 centesimi sul lato sinistro. Nella piazza del paese, chiusa al traffico, è prevista anche un'area di sosta per moto e bici. Il provvedimento, come detto, riguarderà anche la borgata di Sferracavallo. Costerà 1 euro all'ora la sosta in via Torretta, in un tratto di via Catullo e nell'intera piazza marina di Sferracavallo, dalle 11 alle 24. Ovviamente avranno diritto di passo e quindi di parcheggio gratuito nelle zone blu, come in quella a disco orario, tutti i residenti, dimoranti e domiciliati. Potranno farne richiesta negli uffici della settima circoscrizione di via Eleonora Duse 31 a partire da domani e fino al 10 giugno. L'olio GP e i prodotti siciliani sbarcano domani a Bruxelles per la festa al Parlamento europeo. Una festa europea per l'olio siciliano e l'intera regione per un riconoscimento prezioso, quello concesso dalla Commissione europea con l'approvazione dell'indicazione IGP, Indicazione Geografica Protetta, l'olio extravergine d'oliva Sicilia. A celebrare questo successo, che per la prima volta dall'istituzione delle nuove più restrittive regole dei disciplinari premia un olio italiano, sarà domani al Parlamento europeo l'eurodeputata del PD Michela Giuffrida, unico membro siciliano della Commissione Agricoltura dell'Eurocamera, che alla presenza del Commissario Europeo all'Agricoltura Phil Hogan promuoverà un evento degustazione di prodotti siculi, non solo d'olio, ma anche di alte eccellenze enogastronomiche dell'isola. L'olio, spiega la Giuffrida, sarà il protagonista di questa festa alla quale sono stati invitati 750 deputati di Bruxelles, che ho voluto personalmente organizzare perché la Sicilia percepisca la vicinanza all'Europa che tutela le eccellenze. Il marchio IGP si ha l'avvio di un percorso che punta a costruire un'economia vincente partendo proprio dalle tipicità del territorio e sfruttando un brand, quello siciliano, che è conosciuto in tutto il mondo e che, aggiunge l'eurodeputata, deve essere sempre più esclusivamente associato a quanto di positivo la Sicilia esprime, un paesaggio di bellezza incomparabile, la più alta concentrazione di siti UNESCO d'Italia, prodotti agroalimentari di altissima qualità che sono i nostri veri ambasciatori all'estero. Al via l'ITET Don Luigi Sturzo di Bagheria, le attività di SicurUp, iniziativa che fa parte del progetto Memory Safe, che ha come obiettivo la divulgazione delle buone pratiche in tema di cultura della sicurezza nelle nuove generazioni. Oggi svilupperemo alcuni contenuti dell'app, che sono contenuti comunque relativi alla sicurezza 360 gradi. Affronteremo l'ambito, diciamo, sicurezza sul lavoro, la sicurezza alimentare, sicurezza nell'ambiente, quindi ambiente inteso come atmosfera piuttosto che emissioni, sicurezza della persona, sicurezza alimentare. Gli studenti hanno già iniziato questo percorso di creazione dei contenuti dell'app, hanno già iniziato a creare delle domande alle quali poi l'utente dovrà rispondere. E a seconda della risposta verrà assegnato un punteggio che darà il grado di conoscenza che ha l'operatore. Gli studenti hanno la possibilità con queste app e questi contenuti di esprimere il loro grado di livello di apprendimento, e le domande o le affermazioni che troveranno sono di stimolo per creare un contesto di conoscenza maggiore. Mano a mano che approfondiscono le loro conoscenze aumenta la loro consapevolezza e il livello di comprensione. Trattando argomenti anche che magari non hanno mai affrontato, riescono poi a definire quali sono gli ambiti di miglioramento. Sulla stessa applicazione ci sono poi dei link
che verranno sviluppati dalla parte più informatica, che vanno a collegarsi con dei contenuti che possono creare dell'approfondimento. Quindi questo è un po' per creare un collegamento fra le nozioni e quello che tu percepisci nella realtà. Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e nella fattispecie i ragazzi dell'Ignazio Buttitta. Infatti il giorno 1 giugno i nostri ragazzi presenteranno i diversi prodotti di cui abbiamo già parlato, ovvero i cortometraggi, l'app e il sito. Quindi i ragazzi della terza media sono i destinatari insieme ai ragazzi del nostro biennio. Nuovi spunti storiografici arricchiscono il dibattito sulla posizione geografica della Gela greca. Tra i sostenitori dell'ubicazione licatese dell'antico sito vi è un libro del 1753 donato al comune dal presidente della sezione cittadina dell'Archeo Club. Una signora che vuole mantenere l'anonimato, tramite un amico, mi ha regalato questo libro. È un libro del 1753 che, come ha spiegato l'assessore, parla della storia di Gela e della ubicazione della Gela greca a Licata. Il libro perché diventa peculiare? Perché nella parte dove si sostiene che l'antico sito di Gela greca si trovasse a Licata, il possessore di questo libro che stiamo donando al comune ha messo delle note che contrastano il parere di questo Pizzolanti, in particolare riguardo il sito dell'antica Gela a Licata. Il possessore, di cui si sconosce il nome, quindi anche lui anonimo, ha persona erudita sicuramente, perché nelle note cita diversi lavori di autori antichi. E questo autore, rimasto anonimo, proprio appunta al margine del libro stesso, nella parte marginale, tutta una serie di note che si richiamano alla, e sono contestazioni a quello sostenuto dal Pizzolanti nel testo stesso. L'Archeo Club riceve il regalo da una signora che vuole mantenere l'anonimato e l'Archeo Club, per la sua peculiarità, lo regala al comune di Gela. Necessita di essere restaurato perché ha molti problemi di conservazione. Il comune di Gela lo prende, ringrazia Archeo Club di questo dono, che è un dono alla città. L'amministrazione si preoccuperà di verificare i costi di restauro, sicuramente il libro verrà restaurato, quindi verificheremo con un bravo restauratore quali possono essere i costi, che metteremo sicuramente a bilancio per questo scopo e provvederemo alla bisogna. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.